Benvenuti in questo nuovo video di Camper Felice. Oggi parliamo di batterie al litio. Più precisamente delle batterie al litio CreaBest. Ci sono arrivate due batterie, una l'ho già aperta, ero troppo curioso. Faremo l'unboxing di questa batteria, vediamo il contenuto, cosa ci fornisce CreaBest per l'installazione della batteria. Guarderemo un po' di come si compone tutte le sue parti e seguirà poi un secondo video con l'installazione a bordo del camper. Eccola qua la nostra batteria, bella, lampeggiante, sbirruccicante. Nella confezione, oltre a essere imballata benissimo con il doppio cartone, in dotazione viene dato anche questo piccolo kit. Proviamo ad aprirlo. Una chiave inglese normale e tutta la sua bulloneria. Questi qui sono i poli che andranno poi collegati qui, positivo e negativo, in ottone, molto belli, fatti molto bene, e la sua chiave per stringere. La prima cosa che noti quando apri queste batterie è la sua leggerezza. Non pesano nulla, sono molto leggere. Io ho abituato alle batterie AGM, sono molto più pesanti. Ho preso due batterie da 100 A perché nel mio camper ho l'inverter che sviluppa circa 150 A di assorbimento, quindi ne ho bisogno, così ne ho 200, ho 50 A di margine. Per ottenere un'alimentazione stabile, anche sotto carichi molto pesanti, le batterie al litio sono sicuramente l'alternativa migliore alle batterie al piombo. Oltre ad avere il vantaggio del peso, che sono molto leggere, hanno anche un'autonomia molto elevata. Il sistema di gestione intelligente BMS integrato dentro la batteria non solo protegge la batteria da eventuali condizioni anomale, ma protegge anche lo stato di carica della batteria. Rispetto alle batterie al gel, AGM o al piombo, supporta anche carichi di corrente molto elevati. Inoltre, la più recente tecnologia al litio garantisce anche una sicurezza per il rischio di esplosione della batteria. Le batterie come queste qui, al litio, ferro, fosfato, sono le più sicure tra le batterie al litio. All'interno ci sono 4 celle da 3,2 V, garantendo una tensione nominale di 12,8 V. Questo tipo di batteria ha una durata di circa di 7-8 anni e si può ricaricare circa 3.000 volte. Il suo sistema integrato BMS è un vero e proprio computer. In tempo reale monitora la carica e la scarica della batteria, controlla la sovratensione e controlla anche il livello di scarica. Quando la batteria raggiunge livelli di scarica elevati, pericolosi, automaticamente scollega la batteria. Con questo tipo di batteria qui, non ci sarebbe bisogno neanche dei caricatori appositi al litio, perché ci pensa il suo computer a gestire la carica e la quantità di carica da distribuire alle 4 celle interne della batteria. Con questo BMS puoi collegarti con l'app del telefono tramite Bluetooth e monitorare in tempo reale tutti i dati della batteria, quindi sei arcisicuro. Con la stessa app puoi monitorare più batterie, come nel mio caso.
Bene ragazzi, dopo questi preamboli che vi ho detto, io non vedo l'ora sinceramente di andare a installare e ci vado subito. Non perdetevi il prossimo video dove vediamo l'installazione passo passo di queste due batterie, faremo il cambio negli ACDC, nel regolatore di carica del pannello solare, da batterie GM a batterie al litio. Anche se, come vi ho detto, col BMS a bordo ci pensa lei a controllare il tutto che sia in regola. Io con le due batterie così mi sento veramente sicuro. E hai sotto controllo le batterie a rischio zero. Grazie e al prossimo video.